Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: una lunga serie di sostenitori di Beatrice Luzzi, che come al solito dallo scorso settembre continuano ad essere in maggioranza nel pubblico del Grande Fratello 2023, ha reputato deludente il fatto che l'attrice sia sempre propensa a perdonare Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo ora le ha dedicato un gesto potente. Naturalmente una parte di spettatori continua a non fidarsi del 30enne calabrese, vedono l'ultimo gesto di cui si è reso protagonista nello spiato appartamento di Cinecittà come una delle sue classiche mosse strategiche che Alfonso Signorini sbugiarda, spesso, al Grande Fratello 2023. Beatrice Luzzi ci ricasca? Grande Fratello, la mossa di Garibaldi con Beatrice. L'ultima rottura è quella durata più tempo fino a questo momento e gli ammiratori della star di Vivere per una volta avevano potuto tirare un sospiro di sollievo. Erano fieri di lei. Ma adesso che ne penseranno del modo in cui ha accolto il gesto, teatrale o sincero che sia, dell'ormai ex fiamma Giuseppe Garibaldi? Beh, la risposta è già su Twitter, basta scorgere i vari commenti degli utenti per comprendere la loro reazione. Applausi per la cantante 67enne, che ha cercato di salvare la coinquilina dal tentativo di ipnosi dell'altro. Vorrei ringraziare Beatrice che nonostante litigi è sempre stata pronta a perdonarmi e perdonare i miei errori. In questa avventura sei stata insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni. Volente o nolente hai allargato quella personalità di uomo che mi mancava. Ricorda. Le parole, le litigate vanno e vengono, l'importante è il bene, che deve rimanere, ha scritto il Geffino in una lettera. L'unica a preoccuparsi, alla sola idea che la protagonista di tale edizione ci ricascasse, è stata Fiordaliso. Naturalmente il ringraziamento a Beatrice Luzzi è stato letto dal concorrente in pubblico quando c'erano tutti i coinquilini della dimora del Grande Fratello 2023 e non in disparte. Un gesto plateale che tuttavia è piaciuto molto alla destinataria, dal momento che poco dopo è corsa tra le braccia del poeta e con tanto di evidente commozione. Ma allora ci fa lei, le piace ancora nonostante tutto, è tanto intelligente ma a livello sentimentale non capisce niente, fa sul serio? Non è possibile, alcuni commenti social dei fan. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.